Avremo diversi ospiti a telefono per quanto riguarda l'emergenza coronavirus nel Sud Pontino. Diamo il buongiorno al sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, collegato con noi attraverso Facebook. Buongiorno sindaco, ben ritrovato. Buongiorno Danilo, ben ritrovato a te e a tutti i radioascoltatori. Cominciamo a leggere dei dati positivi. Sì, infatti volevo proprio aprire con questa notizia, insomma, positiva, il fatto che nelle ultime 24 ore non sono stati registrati casi di contagi nel Golfo di Gaeta. Questa sicuramente è una notizia, no, sindaco, che non deve farci assolutamente abbassare la guardia, ma è una buona notizia. Guarda, questa notizia ci deve incoraggiare che stiamo sulla strada giusta, che il rispetto di tutte queste misure molto restrittive che ci fanno praticamente rimanere dentro casa, quasi in carcere, quasi in coprifuoco, però stanno portando i primi risultati. Questo non ci deve far abbassare l'allerta, la guardia, perché ancora siamo in una situazione molto delicata. Ritengo che ancora quello che si chiama il picco, come ha detto anche il direttore Borrelli della Protezione Civile, non è stato ancora raggiunto, quindi secondo me, come abbiamo sempre detto nelle nostre trasmissioni, i prossimi 10 giorni, 15 giorni saranno fondamentali per provare a superare questo momento difficile. Questo comunque ce lo porteremo, perché la normalità avverrà forse tra 5-6 mesi, questo deve essere chiaro. Diciamo che superato il momento di criticità ci sarà un rallentamento delle misure, ma dobbiamo sempre essere molto attenti. Ma questa esperienza ci deve far capire che bisogna fare due cose: ridisegnare il sistema del welfare e ridisegnare il sistema sanitario. Tutti questi tagli che abbiamo subito sulla sanità in tutti questi anni non hanno portato bene, tra virgolette, perché in questo momento di epidemia ovviamente ci ha fatto trovare molto in difficoltà. Quindi vuol dire che dobbiamo cominciare a pensare a ridisegnare i nostri presidi ospedalieri, andandoli a rafforzare, andandoli a rendere efficienti anche tecnologicamente. Io continuerò e inizierò una battaglia forte per dare maggiori servizi all'ospedale, all'ex ospedale di Liegro, che al sistema distrettuale sanitario e al presidio ospedale del Dono Svizzero, perché diventa fondamentale subito dopo, ma per cominciandoci a pensare già da adesso, a mettere in campo tutta una serie di iniziative che possano potenziare i nostri presidi. Questo diventa elemento fondamentale, perché oggi, ieri la SARS, oggi il Covid, domani cosa avverrà? Quindi dobbiamo tenerci pronti. Anche per il reparto aperto a Gaeta, sì, l'ex malattie infettive, io mi rendo conto, non voglio fare populismo, mi rendo conto che è un reparto ospedaliero, ma e quindi non potrà rimanere, ma allo stesso tempo possiamo trasformarlo in un reparto di degenza infermeristica per i malati intermedi, quelli che non hanno bisogno del presidio ospedaliero, ma hanno bisogno di rimanere e non possono rimanere a casa, un reparto che sia intermedio, così come il presidio oncologico che è chiuso dentro una stanza cupa, che probabilmente avrebbe necessità anche a livello di ritorno di mentalità migliore. Anche il presidio oncologico va ripensato. Questo è importantissimo, comunque, è importantissimo per il nostro territorio, insomma, quindi anche in prospettiva futura. Certo. Io oggi forse lo dico per la prima volta quello che ho in testa, e quindi è lo scoop radiofonico vostro. Dobbiamo pensare a un sistema sanitario che preveda un grande centro di diagnostica specializzato nel Golfo di Gaeta, che preveda un sistema di accoglienza dei malati oncologici in una certa maniera, che preveda un ospedale del Golfo, e quindi, e questo sto scoprendo l'acqua calda perché già aveva, ma che anticipare i tempi, non possiamo, sì, aspettare 30 anni per l'ospedale del Golfo, e prevedere una riorganizzazione del sistema distrettuale.
sanitario. Sì, 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 queste sono le cose che dobbiamo fare. Sindaco, ieri è stato anche ospite su Rai 3 per questa, insomma, iniziativa che c'è stata, l'idea appunto di realizzare delle mascherine utilizzando gli artigiani locali, insomma, ne abbiamo parlato spesso negli ultimi giorni, anche nelle ultime settimane, direi, perché è stata forse una delle prime iniziative che è stata pensata per il nostro territorio. Anche qui ci giungono domande da parte di ascoltatori che dicono: ma per poter avere le mascherine che facciamo? Possiamo scrivere, possiamo fare una segnalazione, che ci arrivano tra l'altro anche da altri comuni, per esempio da Formia. E allora, cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori, sindaco? Possiamo dire semplicemente di scrivere alla mail sindaco@comune.gaeta.lt.it, perché attraverso la vostra richiesta noi vi inseriamo in una lista della distribuzione delle mascherine. Perfetto. E quindi nel giro di 3-4 giorni dalla richiesta siamo in grado di soddisfare la vostra domanda. Quindi abbiamo tantissime testimonianze nel Golfo che hanno ricevuto a casa le mascherine. Abbiamo un ottimo sistema di distribuzione coordinato da Letizia dell'associazione Maremoto, che veramente questi volontari sono eccellenti. Da oggi addirittura c'è un gruppo di dipendenti comunali che si è reso disponibile a distribuire le mascherine, e so che ci sono altri gruppi di volontari che stanno costituendo dei gruppi che rappresentano appunto dei canali di distribuzione. Quindi in questo momento ovviamente il fabbisogno è elevato, la capacità, certo, produttiva, e ringrazio tutti i laboratori di sartoria del Golfo di Gaeta. Siamo arrivati a più di 20 laboratori che si stanno mettendo insieme e ci stanno dando una mano per la produzione di queste mascherine. Ovviamente fino a quando ce la faremo, perché siamo 110.000 nel Golfo, la capacità produttiva probabilmente a un certo punto si saturerà, ma noi ce la stiamo mettendo tutta per andare avanti. Per quanto riguarda altre iniziative, c'è il discorso anche della spesa solidale, ci sono molte iniziative di questo tipo nel nostro Golfo, anche questa insomma è una cosa che state cercando di coordinare, sindaco? Sì, noi abbiamo oggi tra l'altro presentiamo anche un nuovo progetto per i bambini, perché avere i bambini a casa e non tenerli occupati ovviamente non è un compito facile per le mamme, per i genitori, e quindi oggi partiamo con un progetto che lanciamo qui a Gaeta, che si chiama Coloriamo Insieme. Poi ci sono dei progetti di spesa solidale e di trasporto, di consegna dei pacchi alimentari, di consegna del trasporto gratuito fino a casa per quelli che non possono uscire. Abbiamo tutta una serie del trasporto dei donatori al centro trasfusionale. Abbiamo tutta una serie di interventi che consentono di stare a casa, che consentono di aiutare le fasce fragili. Tra giovedì e venerdì presentiamo a Gaeta il pacchetto welfare, un pacchetto importantissimo che prevederà tutta una serie di misure, di azioni che va a tenere in considerazione tutte le fasce fragili che ci sono sulla società. Quindi tra giovedì e venerdì, ovviamente non voglio anticipare nulla, certo, noi non ho la certezza delle coperture finanziarie, e quindi nel momento in cui avrò questa certezza in diretta anticiperò anche questo pacchetto welfare, che è un pacchetto molto molto importante, perché come andrete a verificare andrà a tenere in considerazione tutta la fascia sociale a 360 gradi. E noi come sempre aggiorneremo ovviamente i nostri ascoltatori, vi invitiamo sempre a fare riferimento anche al comune di Gaeta. Sì, prego. Perdonami se mi permetto di dire, abbiamo ricevuto tante telefonate per i cosiddetti buoni spesa. Sì. Voglio dire a tutti che in questo momento nessun comune d'Italia, voglio precisare, nessun comune d'Italia può emettere quei buoni spesa che sono stati pubblicizzati, perché bisogna fare tutta una serie di procedure e quindi bisogna avere la documentazione ufficiale e fare una serie di procedure. Voglio dire che stanno chiamando in tanti, noi come Comune di Gaeta stiamo attivandoci già con i fondi nostri, quindi credo che per la prossima settimana noi saremo operativi a 360 gradi, sicuramente sui fondi nostri. Poi sui fondi che arriveranno sarà qualcosa in più che possiamo aggiungere all'interno di questo calderone. Come sempre informazioni importanti che noi cerchiamo di dare in tempo reale, e insomma ringraziamo il sindaco Mitrano. Buon lavoro sindaco, ci sentiamo domani a quest'ora. Ok, grazie infinite. Grazie sindaco, buon lavoro.